eyebrow makeup che si possono realizzare con una sola palette, e sto parlando della Daily Mood di Moolak Cosmetics. È una palette dai toni caldi e aranciati che si può trovare solo sul sito di Moolak Cosmetics al prezzo di 32,90€. All'interno ci sono 9 ombretti, 3 shimmer, questi 3, e 6 ombretti opachi. È una palette che ha tutti i toni sull'aranciato e che consente di poter creare tantissimi make-up sia da giorno che da sera, o anche addirittura da dopo cena, la discoteca ad esempio, perché gli ombretti si possono utilizzare anche bagnati. Quindi un ombretto come questo, che si chiama Lifestyle ed è satin, se lo utilizziamo bagnato diventa luce pura. È una palette che mi sta piacendo moltissimo. Io in realtà non l'ho pagata 32,90€, ma l'ho pagata con l'offerta lancio che Moolak ha fatto per una settimana, e se non sbaglio 27,90€, ma non ricordo bene. Mi ci sto trovando benissimo. Gli ombretti sono incredibilmente pigmentati tutti, sono sfumabilissimi, si lavorano facilmente e la sto amando, semplicemente la sto amando. Ho trovato problemi solo con due colori, con questo scuro che è bistrò e con Daddy, scusatemi, che sono due colori che svolazzano un po'. Ho testato anche la palette su strada, nel senso che mi sono truccata la mattina e ho tenuto il make-up fino a sera, e gli ombretti sia con primer che senza primer resistono per almeno 7-8 ore tranquillamente, non svolazzano, non vanno via, non cadono, insomma la qualità secondo me è incredibilmente ottima. Quindi la consiglio come palette. Quindi io ho preparato 3 makeup tutorial con questa palette, ho deciso di dividerli, quindi ho fatto un makeup da giorno, quindi un po' più leggero, più sfumato, però intenso nell'angolo dell'occhio, un makeup da sera partendo dalla base del makeup giorno, quindi cercando di creare un po' di luce sulla palpebra mobile, intensificando ancora di più lo sguardo, mettendo l'eyeliner ad esempio per il make-up da sera, e poi ho creato questo make-up con rosso che va da un rosso più scuro e va a sfumare verso l'alto, che per me è un make-up da aperitivo, dopo cena con amiche, insomma un make-up sofisticato ma comunque non eccessivo come può essere un make-up da discoteca o da sera. Ragazze, questo è tutto. Se il video vi è utile, iscrivetevi al canale, lasciate un like e soprattutto iscrivetevi alla mia pagina Instagram Elastic Mirror, perché io nelle storie di Instagram sono sempre molto attiva, testiamo prodotti, rossetti, mascara, ombretti, tutto quello che vogliamo, e lo facciamo durante tutta la giornata nelle Instagram storie, che è sicuramente un modo più immediato per parlarci e per insomma fare domande, per capire se il rossetto dura tutta la giornata o meno. Sulle labbra, per tutti i 3 make-up, utilizzo una Velvet Ink di Moolak e utilizzo il My Birthday Sweet. Ovviamente tutti sono liberi di applicare sulle labbra la tinta o il rossetto del colore che si preferisce in abbinamento al make-up. Ragazzi, io vi lascio ai 3 tutorial. Fatemi sapere quale vi piace di più, quale vi piace di meno, se avete, insomma, tutte le domande che mi volete fare. Lascio comunque tutte le informazioni nell'info box, anche per quanto riguarda la palette Daily Mood di Moolak, e fatemi sapere soprattutto se vi interessa un video simile con la palette di Moolak dai toni freddi, ovvero la Vibes. Se vi fa piacere, facciamo un video simile anche con l'altra palette. Ah, vi ricordo che la palette si può acquistare, scusatemi, gli ombretti si possono acquistare anche in versione refill, quindi magari voi acquistate la palette o se ne avete una vostra casa vuota e acquistate magari solo i colori che vi piacciono, sia della Daily Mood che della Vibes, che ha i colori freddi, quindi potete creare la palette che più vi piace. Io non ho ricevuto niente da Moolak, ho acquistato la palette con i miei soldi, e quindi insomma questo è quello che penso. Ve la consiglio se vi piacciono i colori, ve la consiglio tantissimo. Se invece volete acquistare solo qualche colore, secondo me i colori da acquistare sono BBQ, Labial Rose
I primi tre no, perché sono colori che comunque meno male troviamo nelle nostre trousse, nei nostri cassetti di make-up sicuramente. Quindi BB Cool, Viva Rose, sicuramente Lifestyle. E per finire, secondo me, anche questo colore qua, che è Daddy, anche se un po' polveroso, però è davvero, davvero molto bello. Ragazze, questo è tutto, vi lascio i tutorial. Un bacio, grazie ancora. Ragazze, per il make-up dal giorno inizio ad utilizzare con un pennello ampio Paddle. Lo prendo e lo metto al di sopra della piega palpebrale. Prendo un pennello tondo più piccino e vado a prelevare gli ammi e intensifico la piega palpebrale. A questo punto prendo un pennello piatto e vado a prelevare il colore più scuro, bistrù, e lo lavoro nell'angolo esterno, in questo modo. Vado proprio ad appoggiare il colore e a portarlo verso il basso, con movimenti dall'alto verso il basso e poi dall'interno verso l'esterno per sfumare. A questo punto, con un pennello piccolino piatto, prendo un ombretto in crema, in questo caso è Soft Ocre Paint Pot di MAC, ne prelevo un po' e lo vado ad applicare sulla palpebra mobile. Riprendo il pennellino piatto con cui ho applicato bistrò e sfumo in questo modo tra i due colori, bistrò e l'ombretto in crema. Prendo un pennello pulito da sfumatura e prendo il colore Wedding Planner, il più chiaro, e vado sotto l'arcata sopraccigliare. Pulisco un po' il pennello su un fazzoletto e vado poi a sfumare il tutto nella piega, in modo da unire il colore più scuro con i colori più chiari. A questo punto applico una matita bianca, o in questo caso color carne. Io utilizzo, scusatemi, una matita di Diego Dalla Palma, che rosina, all'interno dell'occhio. Poi applico una matita nera dentro l'occhio, ma sopra. Per intensificare. E infine mascara. Ragazzi, questo è il risultato finale per un make-up, secondo me, da giorno molto bello. Per il make-up da sera, invece, ho pensato che partendo dalla base del make-up da giorno possiamo creare un qualcosa del genere. Vi faccio vedere come possiamo farlo. Prendiamo un mix tra la Viva Rose e BB Cool della palette e andiamo a intensificare tutta la sfumatura dell'arcata, la palpebra. A questo punto l'abbiamo intensificato e andiamo a prendere con un pennellino tondo piccolo bistrò e andiamo ad intensificare l'esterno dell'occhio ancora di più. A questo punto, con un pennellino piatto, andiamo a prendere di punta sempre il bistrò e lo andiamo ad intensificare ancora di più sotto l'occhio.
Poi prendiamo BBQ sempre di punta e lo andiamo ad aggiungere sotto l'occhio dove abbiamo applicato bistrò. Ce lo portiamo fin su. Sfumando, sfumando, sfumando. Per dare un tocco glamour al make-up vado a bagnare un pennello piatto con uno spray fissante o con un'acqua termale e prelevo Lifestyle, perché vi ricordo che gli ombretti di Molac possono essere utilizzati anche bagnati, e lo applico sulla palpebra mobile. Con un pennello pulito da sfumatura prendo il colore più chiaro, Wenny Planner, e vado qui sotto l'arcata, sopracciglio, ad intensificare, lo pulisco e vado a unire il tutto sfumando. A questo punto intensifichiamo tutto con la matita nera, sia dentro l'occhio, sia sopra che sotto. E infine applico l'eyeliner, che in questo caso è un eyeliner di Lancôme che si chiama Grandiose Liner. Non ve lo consiglio, è bellissimo, è favoloso, ma costa veramente troppo. Mascara che io già avevo, ma faccio un'altra passata. Magari ciglia finte, e questo è il risultato. Spero vi piaccia anche questo make up. Ragazze, questo è il make up che io più amo, perché è rosso intenso e cercavo da tantissimo tempo un colore così rosso che mi permettesse di fare proprio delle sfumature dal basso verso l'alto. Io non so se dal video si vede bene, però vedete, c'è un rosso scuro che va piano piano a sfumare verso l'alto. Vediamo insieme come si fa questo make up, che io definisco da aperitivo o da dopo cena, insomma un aperitivo con le amiche. Secondo me questo make up è perfetto. Allora, vediamo subito insieme come possiamo farlo. Prendiamo, ecco qua, un pennello tondo da sfumatura e andiamo a prendere Paddle dalla palette e andiamo a lavorare l'arcata alta del sopracciglio. Poi, con un pennello più piccolo da sfumatura, andiamo a prelevare la Via Rose, questo colore, e andiamo a lavorare la piega della palpebra in maniera tonda fin giù, in questo modo. Vedete come rimane morbida la sfumatura? Non la voglio a punta, ma la voglio tonda, che va a incorniciare proprio tutto l'occhio. Un qualcosa di veramente morbido. A questo punto prendiamo un pennello piatto e andiamo a prelevare BBQ. E lo picchiettiamo sulla palpebra mobile, dall'alto verso il basso. Guardate la gradazione di colore, come da rosso poi si schiarisce. Prendiamo un pennello da sfumatura e andiamo ad unire i due colori. A questo
questo punto prendiamo un pennello a punta, preleviamo BBQ e lo lavoriamo nell'infracigliare in basso per intensificare la sfumatura sotto l'occhio. Sfumiamo ancora. Prendiamo un pennello da sfumatura, preleviamo il più chiaro dei colori della palette e andiamo a lavorarlo sull'arcata del sopracciglio in maniera delicata. A questo punto io preferisco lasciare l'occhio così com'è, quindi aggiungendo solo una matita bianca, rosa o come preferite sotto l'occhio, per aprire ancora di più lo sguardo, e una matita nera qui. Prima di passare al mascara, prendo un pennellino, prelevo questo colore che si chiama Red Blush, scusatemi, e lo applico un po' all'interno dell'occhio. Infine, ragazze, tanto mascara o ciglia finte, come preferite. Questo è il make up finito, spero si veda bene dal video. Vedete la sfumatura che sale? Comunque vi metterò le foto su Instagram di tutti e tre i make-up, quindi insomma così potete vederli magari nel dettaglio tutti e tre.